Ma lo sapete cosa mi ha combinato su professori? Una lettera, ieri arrivata. L'ho già letta un sacco di volte, mi fa sempre un certo effetto. Ma ve la devo leggere. Pisa, 25 marzo 1912. Il professor Antonio Pacinotti, l'illustre scienziato, il fisico esimio, l'inventore della dinamo, se n'è andato. Se n'è andato. Ollinaghi è morto. Che notizia brutta. Io non me l'aspettavo davvero una notizia del genere. Mi ricordo benissimo quando l'avevo conosciuto. Io ho iniziato a lavorare per la Regia Università di Casteddu. Nel 1874 avevo 17 anni. Lui era arrivato un anno prima, di anni ne aveva 33. Ma all'università era entrato a 15 anni da studente a Pisa. Era un genio. E veniva da una famiglia di scienziati. Il padre, fisico. Un fratello, chimico. E l'altro fratello, medico. Quindi aveva iniziato l'università a 15 anni. Veniva da una famiglia di scienziati. Era un genio. Eppure faceva parlare con lui. Non si dava arie. Non si credeva a niente. Anzi, Candusi Buoniera, quando si metteva, quando aveva tempo, ti spiegava la fisica, ti faceva capire come funzionavano le cose. Mancai non capivi tutte le parole, ma il senso, quello te lo faceva capire bene. Su professori era anche uno che lavorava molto, era il primo che arrivava e l'ultimo che se ne andava. Aveva preso casa in via Canelles, in modo da arrivare subito ai laboratori e alle aule. E a Cagliari si trovava bene. Faceva quello che gli piaceva di più. Studiava, progettava, inventava, raccontava e spiegava. Faceva tutto questo e con grande passione. So che agli inizi non era tutto come voleva lui, perché il gabinetto di fisica non aveva ancora le attrezzature che gli servivano. Poi pian piano la Regia Università gliele ha comprate e soprattutto gli ha messo a disposizione il signor Dessy, il meccanico del gabinetto di fisica. E con lui potevano costruire qualunque cosa. Lui progettava e insieme costruivano. Antonio Pacinotti a Cagliari si occupava anche di servizi meteorologici e voleva piazzare un osservatorio sul punto più alto della città, la Torre dell'Elefante. Peccato che non gliel'hanno lasciato fare. A Cagliari era arrivato dopo che aveva vinto un concorso per la cattedra di ordinario di fisica sperimentale e direttore del gabinetto di fisica, Pitikuvuru. E inventava e costruiva e si trovava benissimo. A Cagliari stava veramente bene. Io solo due volte l'ho strappato a tutto questo. Una domenica è venuto a pesca con me. Ho preso la barca di Babbo, che faceva il pescatore, siamo andati a Calamosca, e per dirvi che tipo era Antonio Pacinotti. Curioso, voleva sapere i nomi in sardo dei pesci, come si cucinavano. Un'altra domenica era venuto a pranzo a casa. Mia moglie aveva fatto saburrida, e lui, ma il gattuccio di mare, dove l'avete comprato? Come l'avete preparato, come l'avete cucinato, tutto bolli asciri. Lui era curioso in tutto. Quando aveva 17 anni, aveva avuto un pensiero, un'illuminazione, diceva lui. E aveva scritto in un quaderno, che lui chiamava Sogni, un quaderno tipo questo, che io uso per scrivere le cose che mi piacciono. Aveva scritto quello che era riuscito a fare, per cui è diventato molto, molto famoso. Nel 1860 ebbe occasione di far costruire un modelletto di macchina elettromagnetica da me immaginata e che ora mi risolvo a descrivere, specialmente per far conoscere un'elettrocalamita di genere particolare usata nella costruzione di quella, la quale, oltre alla novità che presenta, mi sembra adatta a dar maggiore regolarità e costanza di azione in tali macchine elettromagnetiche
come anche la sua forma mi sembra conveniente per raccogliere la somma delle correnti indotte in una macchina magnetoelettrica. Deu, non ci ha più comprendi un nulla. Però, suo professore, mi ha spiegato come funzionava e mi aveva detto: se tu la fai muovere, lei produce corrente. Lei si muove e produce energia elettrica. Se invece attacchi una batteria, la fai girare, ruota come un motore. Ecco perché è diventato famoso Antonio Pacinotti con la sua dinamo. Prima di questa, tutte le altre macchine che producono energia dal movimento erano tutte difettose. La sua era la migliore. E la faceva conoscere. Aveva scritto un articolo per il giornale dei fisici, Il Nuovo Cimento, in cui la raccontava bene, disegnava e aveva fatto i disegni. La macchina era descritta così bene che quando andava in giro si portava presso delle copie di questo giornale. Devo dire anche un'altra cosa, a Cagliari si trovava bene sia per il lavoro e le persone che aveva intorno, sia perché negli ultimi anni Iago Nuti, una bicciocca bella, mera intelligenti, che si chiamava Maria Grazia Sequi Salazar, si erano conosciuti per caso, innamorati, fidanzati e sposati. 29 aprile 1882, vanno a sposarsi prima in municipio, poi in Duomo, a Cagliari. Un periodo felice. Lui era felice, noi pure. Poi un giorno, l'ultima volta che l'ho visto qui al gabinetto di fisica, mi fa: dobbiamo partire. Aveva vinto una cattedra a Pisa già un anno prima, ma non era partito perché voleva stare a Cagliari, e decidono di andare lì. Peccato, io ho perso quello che mi spiegava la fisica, però erano contenti, quindi anch'io ero felice per loro. Finché un giorno, qualche mese dopo, arriva una notizia da Pisa: Maria Grazia è morta di parto. Una notizia terribile. Immagino lui come ci è rimasto male. Io lo penso, non dovrei dirlo, ma secondo me se restava a Cagliari non succedeva. Poi, ripensando ai suoi dolori, l'altro dolore più grande era stato quando, andando in giro per raccontare la macchina, cosa era successo. 1865, va in Inghilterra e spiega la sua grande invenzione agli scienziati inglesi. Poi in Francia e Belgio a comprare dei materiali e continuava a raccontare la macchina, col nuovo cimento, col suo articolo, spiegando tutto e rispondendo a tutte le domande. Poi mi ha raccontato, qualche mese dopo, non scopre che uno di quelli aveva costruito una macchina uguale alla sua, l'aveva brevettata e la stava vendendo. Un impostore, capito? Io invento e tu brevetti, non si va ridere. Antonio Pacinotti ha combattuto anni per rivendicare la paternità e l'ha ottenuta. Prime soddisfazioni, 1873, Esposizione Universale di Vienna, medaglia del progresso. Qualche anno dopo, a Parigi, Esposizione Mondiale dell'Elettricità, la sua macchinetta elettromagnetica, così la chiamava, è lo strumento principale, ammirato da tutti. Lui diceva: quando un giorno, anzi una notte, riuscirete a illuminare le strade come se fosse giorno, ricordatevi della dinamo. Non diceva ricordatevi di me, diceva ricordatevi della dinamo. E l'anno scorso, per i 50 anni dell'invenzione della macchinetta, tutti in piedi in Senato a tributare onore a lui, Antonio Pacinotti. Da Puligio in su giornali, lui ha dichiarato: è merito dell'epoca in cui ho vissuto, un'epoca di progresso e di sviluppo. E poi hanno ricordato anche le altre invenzioni: il treno elettrico, il fucile elettromagnetico, la misuratrice di angoli e tutte le macchine tornitrici e bobinatrici che ha lasciato anche a Cagliari, che gli servivano, con l'aiuto del signor Dessì, per costruire le macchine che doveva inventare. Macchine che servivano a costruire altre macchine. E anche una macchina per riscaldare
il mosto nelle botti per uccidere i germi, perché si occupava anche di agricoltura. Pensate che uomo, Antonio Pacinotti, che genio. Ma la scoperta più grande, che poteva portare all'invenzione più grande, l'aveva fatta, e mi sono scritto il suo pensiero su questo, l'aveva fatta quando sognava di trasformare l'energia del sole direttamente in energia elettrica. Quante volte, osservando i bei risultati a cui è giunta la fotografia, sono stato condotto a pensare alle proprietà chimiche della luce e mi è sembrato che si acquisterebbe un mezzo assai valevole a studiarle, trovando una disposizione nella quale la luce sviluppasse una corrente elettrica. E me l'ha fatto capire come ha fatto. Aveva preso due lastre di rame, le ha imbevute in un liquido, una l'ha messa fuori dalla finestra al sole e l'altra all'ombra e ha misurato una corrente tra le due. Poi ha preso un prisma. Lo sapete che cos'è un prisma? Lui mi diceva, il prisma scompone i colori, col suo vocione. Spiegava che il prisma prende la luce del sole e fa uscire i colori, la luce colorata. E cosa faceva? Misurava la corrente con la luce blu, era una corrente forte. Poi con la luce rossa era una corrente debole. Io penso che con tutto questo sole che abbiamo a Cagliari, questa invenzione poteva crescere, diventare chissà che cosa. Ma non devo continuare a pensare a Antonio Pacinotti, a quello che ci poteva dare, ma a quello che ci ha dato. Ed è molto. Ma lo voglio ricordare anche come un grande uomo, perché la grandezza di un uomo non si misura tanto nelle cose che lascia, quanto nella bontà dei ricordi che restano dopo la sua morte. Grazie Antonio Pacinotti. Asibiri su professori.